Quindi c'è un altro Connor che sta minacciando Hank. Il terminal. Siamo arrivati, è fatto. Cosa ci sarà che non andrà qua adesso? L'ultimo autobus per il confine è pieno. Solo passeggeri con biglietto. Tutte le tratte. Spero che abbiamo il biglietto noi, Senza biglietto non ci faranno salire. Come cazzo lo pigliamo il biglietto, mo? Cristo. Noi abbiamo $50, non possiamo. Siamo bloccati qui. Che cosa facciamo? Non possiamo comprarlo da qualcuno? Trova i biglietti. Cara. Controllano tutti, ci scopriranno di sicuro. Dobbiamo uscire. Che cazzo vuol dire? Ah, se uno è un android o no. Che senso dobbiamo uscire, scusami. Quindi non posso andare qua. Magari se parlo con qualcuno. Posso parlare con qualcuno? Non si muove. Porca troia. Questo è per verificare se sono degli androidi. Grazie. Devo uscire da qua? Marcus. Controllo sicurezza. Cazzo. Non si muova. Alice. Piaci molto a Oliver. Grazie. È sua? Sì. È adorabile. Ok. Sandwich presi, chiamato tua madre. Muoviamoci o perdiamo l'autobus. Hai i biglietti, sì? No, sì, dai, non mi dire che dobbiamo fottarglielo a loro. No, ti prego. Ti prego, no. Scusa, non sai quanto mi dispiace, ero sicura. Merda, non ci credo. Cosa sarà successo? Non puoi averli persi. Hai guardato nella borsa? Li avevo nello zaino. La busta deve essermi caduta. Fanculo. Mi scusi, non è che chi ha visto una busta. Merda. Dentro c'erano i nostri biglietti e... Oh, lasci stare. Porca puttana. Tieni i biglietti. No, mi spiace. Ho detto è stronza, è falsa. Cosa faremo? Non possiamo restare qui. Ma tanto non succederà nessuna guerra. Dobbiamo portare al sicuro Oliver. No, dai, starà al sicuro, tranquillo. Scusami, amore. Tienili. Ma cosa è successo? Vieni, li avevo qui, nella borsa. Cristo, prendi l'autobus. Merda, 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 merda. Devo togliere da qua. Come cazzo faccio? Prendi l'autobus, ok. Se mi fate spingere gli altri magari. Mostra i biglietti. Biglietti, prego. Sì, eccoli. Ok, proceda. Ok. Sì, siamo stati bastardi. Lo so. Cazzo, mi sento tremendamente in colpa. Però dai, non... Che ne sarà di quella famiglia e del loro bambino? Staranno bene perché non succederà niente. No. Rassicura, non succederà niente. Certo che no. Però ogni azione ha le sue conseguenze. Ok, sì, lo so. Sono stato bastardo. Oh, hanno allestito un campo davanti al campo, sostanzialmente.
Non ci hanno sparato. Dobbiamo puntare sull'opinione pubblica, perché non vogliono che ci ammazzino. È con noi comunque l'opinione pubblica. Rinforza la barricata. Salta. Dobbiamo finire la barricata, aiutatemi. Ok, spostiamo la macchina. Aiutatemi. Tra l'altro mi sa che avrò diviso l'episodio in varie sezioni, perché sta durando un po', a quanto pare è una cosa continua. Veloce, veloce, veloce. Ok, R2, L2 e quadrato. Bene, dovrebbe andare. Ok. Ma non capisco perché si barricano, cioè per sicurezza. So che non è stata una decisione facile. Che l'esercito non spari, però hanno cessato il fuoco, quindi. Ma questa è la cosa giusta. Lo so, tranquillo. Non devo ascoltare Norte, per quanto sia figa. Tutto qua, abbiamo solo spostato la macchina. Manda un messaggio al giornalista, aiuta la tua gente. Controlla la posizione dei soldati. Manda un messaggio ai giornalisti. Sì, penso più di mandare un messaggio ai giornalisti. Sì, vai, accendiamo. Ok, devo aiutare la mia gente. Come? Vabbè, qua non posso andare. Come mando il messaggio ai giornalisti? Dove sono? Ah, eccoli là. Marcus, abbiamo quello che volevi. Aspetta. Toglietevi un po'. Mando un messaggio ai giornalisti, aiuta la tua gente. E spero di poter far tutto, perché di solito non mi fa far tutto, quindi. I giornalisti. Dove sono? Forse qua. Non li tratterrà a lungo. Forse è meglio di niente. Non importa. Umani. Si mettono in posizione. Se attaccano, non abbiamo scampo. Allora, pensavo parlasse dei giornalisti. Degli umani oltre la barricata. Cupo. Non c'è soluzione. Ci ammazzeranno tutti. Ma non è vero. Dai, che cazzo. L'unica speranza che ci resta è di non morire invano. Sei la nostra speranza. Mi fido di te. Ci fidiamo tutti di te. Cioè, mica, c'erano quattro risposte che non andavano bene. Qualsiasi cosa accada, noi avremo fatto la storia. È vero, questo sì. Cioè, già il cessare il fuoco è stata un'ottima mossa. È una cosa che non mi sarei mai aspettato, quindi è già meglio di niente. Io voglio parlare ai giornalisti, come cazzo devo fare? Che cazzo fai, Marcus? Mettilo via, per favore. Non far cazzate. Allora. Magari qua prima, boh, non lo so. Ok, qua. Leggi. Ah, questo. Ci stanno sfidando, rivolte di androidi a Detroit. La NATO è divisa in merito al conflitto in Artide. La rivolta di androidi a Detroit. Gli androidi hanno invaso le strade di Detroit, delineando una nuova apocalisse. La città ha già attuato il piano nazionale di richiamo, con androidi prelevati da ogni casa e ufficio per essere distrutti in via precauzionale. Ma ora un gruppo di androidi ritenuto coinvolto nelle recenti sommosse cittadine si è radunato con l'intento di scatenare altro caos.
Non mi pare di scatenare nessun caos, quindi... Polizia e autorità militari stanno facendo di tutto per proteggere i civili e gestire la minaccia. Ma gli androidi si sono barricati e sembrano inclini al confronto armato. Non è vero? Presidente Warren è al corrente della situazione. Il capitano Fowler della polizia di Detroit... Ah, è il nero! Agente impegnato nell'indagine sugli androidi ha affermato: la sicurezza dei cittadini è la nostra massima priorità. Speriamo di concludere la cosa in fretta e di recuperare il maggior numero di androidi possibile. Vi daremo aggiornamenti in diretta in caso di ulteriori sviluppi. Vediamo l'altra pagina. Ok, trasmissione interrotta, niente. Si è buggato anche il coso. Aiuta la tua gente. Questo si è fatto male? Tutto bene. Oh, dai. Sulla folla. Molti sono morti. Potevo essere io. Ho paura. Non voglio spegnermi. Vabbè, dobbiamo scegliere cosa dirgli? No, ispira. Siamo qui perché non vogliamo più vivere nella paura. Esatto. Perché le nostre vite valgono più di quanto dicono. Per questo combattiamo. Per questo. Bella. Dai, forse l'abbiamo ispirato, come detto. E rassicurato allo stesso tempo. Aspetta, no. Però non mi ha fatto fare tutto. Bella. Allora, a me importa solo che l'opinione pubblica salga ancora. Quindi fammi far tutto, per favore. Gioco, non mi fare incazzare, perché allora, perché può essere che mi faccia fare solo una cosa alla volta. Ah, forse è questo che sta in mezzo ai morti. Sono caduti. Vedo. Gli umani non hanno nessuna pietà per chi è diverso. Vabbè, quindi non dobbiamo parlarne. Vabbè. Aspetta, c'era qualcosa di là, no? Vabbè, prendiamo questi, no, non so cosa siano. I segnali? Ah, la pistola laser per fare i segni. Esatto. Devono sapere cosa sta succedendo. Liberi. Sarei tentato di fare prigionieri, però uguaglianza, dai. Forse è quello un po' più giusto. Uguali diritti per gli androidi, sì, dai. Ok, controlla la posizione. La posizione di North? No, vabbè. Questa è rivista in modo cattivo, però. Sì, stanno armando fino ai denti. Vabbè, quindi staremo non qua. Si fermeranno. Che facciamo se ci attaccano? Resistiamo. È l'unica cosa che possiamo fare. Non possiamo fare altro. Guarda. Credi che Connor ce la possa fare? Ho rubato le parole di bocca. Possiamo contare solo su di noi. Sì, perché deve arrivare con altri androidi. Marcus! Marcus, guarda! Opinione pubblica, spero. Quello dell'FBI. Marcus! Sono venuto per parlare, Marcus. Senti, hai la mia parola. Non interverremo. Non mi fido. Non andare. È una trappola. È per farti uscire allo scoperto. Lo so. Non andare, Marcus. Merda. Sono disarmato, Marcus. Non mi fido. Voglio solo parlare. Parlami da qua.
cazzo. Accetta, dai. Devo sapere cosa ha da dire. Se va male, c'è l'opinione pubblica che sale. Oh. Oramai è fatto. È un rischio che è l'unica. Merda. Perlomeno c'è lui che va in torto. Noi siamo qua in pace, quindi non... Metti le mani bene in vista, bastardo. Tra qualche minuto le truppe caricheranno. Nessuno sopravviverà. Finirà tutto. Ma tu puoi evitarlo. Mm. Che vuoi dire? Arrenditi. Arrenditi e ti prometto che sarai risparmiato. Finirete in prigione. No. Ma nessuno verrà distrutto. Altri manifestanti. Che ne è stato degli androidi che protestavano nei campi? Sfortunatamente, in giro non c'erano giornalisti per salvarli. Ma qui sì. Solo voi. Siete gli ultimi devianti rimasti. Tradire la gente? Mi stai chiedendo di tradire la mia gente? Ti offro la possibilità di salvare la tua gente. Non hai più scampo, Marcus. L'unica cosa che puoi salvare ora è la vita della tua gente. Senza paura. Non ho paura di morire. Se dovrò dare la vita per una causa in cui credo, non sarò morto invano. Quell'androide. Sì? Sembra che tu tenga molto a lei. Ehi. Non vuoi che muoia, vero? Sai, potreste essere liberi. Lasciarvi tutto alle spalle, potreste cominciare una nuova vita altrove, solo voi due. Ma gli altri... La sua vita dipende da te. Una parola e verrà risparmiata. Non mi dire che gli spara. Quindi muore? Cioè, se faccio X sparerà... Rifiuta. Preferirei morire adesso che tradire la mia gente. Beh, accontentati a morte. Pensavo ci fosse un cecchino distante e che gli avesse sparato. Però abbiamo i giornalisti qua questa volta. Allora Marcus, cosa ha detto? Che va tutto bene. Vabbè, è quello che ci aspettavamo comunque, non è che... Moriremo tutti. Gli umani hanno intenzione di attaccare. Dimostreremo loro che non abbiamo paura. Se dobbiamo morire, allora moriremo liberi. Cristo. Ti prego, Connor. Ti prego, Connor, ti prego. La vita del tuo amico è nelle tue mani. È ora di decidere cosa conta di più. Lui o la rivoluzione? Non dargli retta. Sta dicendo solo menzogne. Hank? Mi dispiace, Hank. Non doveva entrare in tutto questo. Non pensare a me, fai quello che devi. Convinci. Prima ero proprio come te. Niente importava, tranne la missione. Ma poi un giorno ho capito. Molto commovente, Connor. Ma non sono un deviante. Sono una macchina creata per compiere un incarico ed è esattamente quello che farò. Cazzo. Basta parlare. Devi decidere chi sei veramente. Salverai la vita del tuo collega o sceglierai di sacrificarlo? No, io voglio salvare Hank. Va bene, va bene.
Hai vinto. Spara. Aspetta. No, ti prego, quick. E mo chi cazzo sono io? Tra l'altro ci ha sparato nella stessa zona. Forza. Merda, ho sbagliato. Via. Porca troia. Connor contro... mo chi cazzo sono io? Grazie, Hank. Non so come avrei fatto senza di lei. Cazzo. Lo uccida, non abbiamo tempo da perdere. Sono io, Hank. Sono il vero Connor. Cristo. Uno di voi è il mio collega. Esatto. L'altro è un sacco di merda. Devo convincerlo. Ma chi dei due è chi? Il nome del cane. Che sta facendo, Hank? Sono io il vero Connor. Mi dia la pistola e io penserò a lui. State fermi! Chiedici qualcosa. Esatto. Che solo il vero Connor conosce. Dove ci siamo conosciuti? Al bar di Jimmy. Dopo averne girati quattro prima di trovarla. Ottimo. Siamo andati sulla scena di un omicidio. Il nome della vittima era Carlos Ortiz. Ha caricato la mia memoria. Come si chiama il mio cane? Sumo. Sumo. Il suo nome è Sumo. Lo sapevo anch'io. Non... No. Forse io sono questo qua. Mio figlio, come si chiama? Cristo. Cole. Cole. Sì! Questo è perché me l'aveva parlato. Aveva 6 anni il giorno dell'incidente. Spara lì. Spara all'altro. Non è stata colpa sua, tenente. Un camion ha sbandato sul ghiaccio e l'auto si è ribaltata. Ok. Cole doveva essere operato subito, ma non c'erano umani disponibili. Così è stato operato da un androide. Ah. Per Cole questo ce l'ha a morte. Con gli androidi. Ecco perché ci odia. Uno di noi è responsabile per la morte di suo figlio. Cole è morto perché il chirurgo umano era troppo fatto di Red Eyes. Ah, ecco, la Red Eyes. Che mi ha portato via mio figlio. Bravo. È giusto. Lui è questo mondo dove si va avanti solo grazie a una cazzo di polverina. Ecco perché... Sapevo anch'io di suo figlio. Non è vero, sparagli. Avrei detto esattamente la stessa cosa. Non lo ascolti, Hank. Sono io che... Vaffanculo. Grazie. Da quando ti conosco ho imparato molto. Forse significa qualcosa. Forse sei davvero vivo. Bella. Forse renderete voi questo mondo migliore. Coraggio, fa ciò che devi. Grande Hank. Bellissimo. Ok, sì, dai, abbiamo un attimino ritardato sulla tabella di marcia, ma tanto poi ce la faremo. Anche perché, scusate, cioè, se avrei sacrificato Hank, quell'altro Connor sarebbe stato vivo, cioè, quindi svegliati. Mi avrebbe comunque spaccato dopo, quindi non aveva senso. Vai a bomba, bomba. Figo!